Facciamo un po' il punto di quello che è la lotta alla mafia, alla criminalità organizzata di questo o di quell'altro governo, se hanno intenzione veramente di farla, visto che ci sono tagli alla giustizia, ai tribunali, tagli alle forze dell'ordine, si parla del 41 bis, si parla di lodi, non nel senso di lodi al Signore, ma di lodi al pane e quant'altro. Beh, io posso dare una lettura da parte di un cittadino che è impegnato dentro una realtà vasta fatta di tanti gruppi, associazioni, movimenti, di una realtà vasta che è impegnata al momento attuale con oltre 4.000 scuole, con dei percorsi in Italia, quindi c'è un faccia a faccia, c'è una relazione, c'è un ascolto, sono dei progetti con ragazzi di fasce diverse, al nord come al sud, in territori dove ci sono anche presenze criminali non indifferenti, di Camorra, di 'Ndrangheta, in Sicilia, Cosa Nostra nelle sue varie espressioni, ma penso anche al problema delle forme di criminalità, di legalità al nord del nostro paese, a volte molto camuffate, che si presentano in giacca e cravatta con quelle facce d'angelo, ma non dimentichiamo tutto questo. Quindi è una lettura che è molto parziale, che parte da una considerazione però che mi sembra di dover fare in modo molto forte, che le mafie non moriranno proprio mai, se non cambia la politica, una certa politica, e dall'altra parte se non cambiamo noi come una società, che non si dica più per piacere civile. Io continuo da anni a dire non parliamo più di società civile, perché come l'acqua bagnata, è dato tutto per scontato, siamo tutti civili, e io vorrei parlare di una società responsabile, di una società che si assume la sua quota di responsabilità, che vuol dire sporcarsi le mani, che vuol dire il coraggio della denuncia, il coraggio delle parole, e quando allora c'è lo scenario di chi la prima preoccupazione, leggi per tutelare se stesso, le proprie magagne giudiziarie, la propria immunità parlamentare, io veramente sento una difficoltà qui dentro, ma non è di maniera, non è retorica, non è antipolitica, non mi appartiene, è un problema di verità, di giustizia, di chiarezza, di trasparenza. Allora se tu dichiari di essere innocente, tu o altri, se sei così a posto con la tua coscienza, se alzi il tono della tua voce per dire che sono tutti manovre di altri, noi, cominciando da Teleiato, ci impegniamo a tutelarti, a garantire che la giustizia sia veramente giusta, che le procedure siano rispettate. Io mi impegno, noi ci impegniamo a garantirti questo, ma dai l'esempio. Dai l'esempio, dimostra, e dallo ai giovani, diamolo ai giovani, soprattutto di persone che si mettono a disposizione perché si possa scoprire e fare crescere, fare fiorire la verità fino in fondo. Non dovete temere, non dovete chiedere l'immunità parlamentare, è un segno devastante per la legalità questo, che va a tutelare invece che giocare a carte scoperte, come non lo dico solo io, ma lo diciamo in tanti, continuiamo a dirlo, il primo segnale di lotta alla criminalità, all'illegalità, alla corruzione, alla grande criminalità delle mafie parte proprio da questa dimensione, da questa dimensione. Ecco allora la difficoltà, e lo scenario di questi giorni è stato ammucchiato da giochi, interessi, manovre che hanno creato inquietudine, attacchi alla magistratura in modo indiscriminato, il che non vuol dire che magari ci sono anche delle zone grigie lì, però la stragrande maggioranza si spende tutti i giorni proprio per costruire giustizia e verità in questo paese, e basta guardare le grandi operazioni che ci sono. Non ci sono, ci sono degli arresti, grandi operazioni. Poi però, signori, poi c'è un problema, che noi siamo bombardati di leggi, abbiamo bisogno che venga fermata la legge fino in fondo, leggi efficaci, efficienti, creare le condizioni perché chi di dovere possa fare fino in fondo bene la propria parte, che io non ti spoglio di quegli strumenti. Allora ho visto uno dei provvedimenti che può passare inosservato, ma che per mille ragioni che vengono camuffate sempre col problema economico, era scommesso al governo precedente in quella lenta
tentativo di mettere alcuni puntelli, ad esempio la lotta all'evasione, l'investimento di ispettori, quindi di persone che devono andare a controllare, sono state cancellate. Averle cancellate perché, con la scusa della crisi economica, viene ridotto quel numero, non ci metti più testa, vuol dire che quell'operazione lì non ti permetterà di andare a controllare e favorisce di nuovo l'estensione di furbizie, di illegalità, eccetera, eccetera. Ci sono dei provvedimenti che hanno di inquietudine, ma ancora più inquietudine, io la sento e disgusto, devo dire, che si sta creando un codice penale per i migranti. Un codice penale parallelo al codice, non c'è l'uguaglianza nel nostro paese, ma quello che è grave è che proprio nell'anno del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani noi stiamo cancellando, non rispettando alcuni diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale che abbiamo sottoscritto. E quindi tutto quello che è ventilato, che va a rendere crimine la povertà della gente, quello che è stato ventilato e che lentamente vuole essere portato in porto, che è reato la clandestinità, dimenticando che la legalità deve essere da tutti quanti rispettata, e torno al punto numero uno, di chi ha cercato di provvedere subito a mettere a posto le proprie garanzie, le proprie vicende. Quindi nessuno di noi vuole prendere scorciatoie, chi sbaglia deve rispondere, rispondiamo tutti, cominciando dal sottoscritto se fa qualcosa che non va bene, risponderanno anche gli amici migranti, si fanno delle cose che non vanno bene, ma non si può creare reato, reato, non è possibile, è contro, è immorale questo, perché tu criminalizzi la povertà, la sofferenza, la fatica delle persone. Allora qui ci deve essere un subbuglio delle coscienze del nostro paese, lascia un codice penale per loro, perché se ti becco tu clandestino o tu migrante che hai commesso dei reati c'è una maggiorazione di pena per te, c'è una disuguaglianza anche nel percorso della giustizia, perché così li teniamo ben lontani, li cacciamo. Io credo che i 12.500 morti, quelli ufficiali, che l'Unione Europea ci dice che sono morti affogati sui nostri mari, che non hanno raggiunto la terra promessa, o come quei due che si sono trovati sull'autostrada, che da Santiago, Vercelli, eccetera, l'hanno trovati ben composti, ma morti, ai bordi della strada, perché qualcuno se ne è accorto che sul camion erano morti asfissiati, lì se ne erano nascosti. No, questo fatto recente. Questi morti asfissiati, tutti questi morti, questo è un omicidio, signore. Ognuno dica quello che vuole, mi dicono anche che è retorica questo, ma non mi appartiene, è un omicidio, perché se io non credo alle condizioni, nella legalità, perché la gente possa avere l'accesso, possa raggiungere la terra promessa, possa transitare, possa poter scappare da quelle condizioni di guerra, di povertà, eccetera, no. Oh! Noi siamo in una situazione paradossale nel nostro paese e guardiamo ad esempio la caccia ai Rom. Nella mia città, dai campi Rom, alla sera vedi baracche, baracchine che si spostano, mezzi furgoni con dei bambini finestrini, questi mezzi furgoni lasciano il campo e dove vanno? Vanno a parcheggiare per la notte in un posto più sicuro perché hanno paura delle rappresaglie. Loro il bisogno della sicurezza ce l'hanno tutti, anche i poveri cristi che ne sarebbero messi in grado di avere una loro sicurezza. Poi se qualcuno commette un crimine deve rispondere. Ma allora li mettiamo un po' a posto, li facciamo chiarezza, non prendiamo le scorciatoie, valorizziamo le cose importanti e positive, esprimiamo gratitudine a chi sta lavorando concretamente in ambiti, in contesti diversi. Ma qui si sta prendendo una deriva pericolosissima. E allora si fanno la voce forte con i poveri cristi sulla faccia di questa terra e poi si fanno le scorciatoie, si costruiscono dei percorsi che in primo luogo devono tutelare qualcuno. E dentro tutto questo calderone ci sono anche dei provvedimenti giusti. Dentro i decreti ci sono anche delle cose che noi condividiamo, come qua alcuni aspetti sui beni confiscati, su alcune procedure che erano state votate con voto unanime nella Commissione, ad esempio, antimafia,
noi le condividiamo alcuni passaggi e poi diciamo disposti a far emergere le cose positive, a riconoscerle, perché nessuno di noi vuole mettere facili etichette né da una parte né dall'altra. Però nessuno ci farà mai tacere nel dire le cose che non vanno, perché non è il problema mio o il problema tuo, è il problema che ciascuno di noi si spende perché ci sia dignità e libertà per tutte le persone. Quello che dice uguaglianza, la nostra Costituzione, è quella che quest'anno stiamo celebrando tutta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.